siamo in piazza per continuare la nostra protesta e continuare a portare avanti le nostre richieste, che sono quelle di una giustizia climatica, la dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica, e soprattutto vogliamo far sentire la nostra voce dopo il 15 marzo. Avevamo sperato, avevamo creduto di aver cambiato le cose, di aver smosso un po' le coscienze e di avere destato i politici dal loro torpore eterno, tuttavia non è stato così, quindi oggi siamo in piazza, siamo molto 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 meno del 15 marzo, ma così è stato in tutta Italia, in tutto il mondo, e tuttavia siamo molto orgogliosi di continuare questo percorso che stiamo intraprendendo da ormai 3-4 mesi. Il collasso climatico ed ecologico è la più grande emergenza del XXI secolo. Gli scienziati lo dicono da più di 20 anni, eppure né il governo italiano né Mantova ha ancora dichiarato l'emergenza climatica e agito di conseguenza. Questa è un'emergenza, ma nessuno sta agendo propriamente per l'emergenza. Il tempo delle discussioni e della contraddizione è scaduto. Per questo noi esigiamo dal governo italiano e da Mantova le dichiarazioni dello stato di emergenza climatica ed ambientale. Il futuro è nostro e i governi ci devono ascoltare. Per questo noi domani, come Fridays for Future Mantova, manderemo una richiesta ufficiale al sindaco di Mantova Palazzi per dichiarare l'emergenza climatica.